che mai può far un uomo solo se l'unico amor gli fu rubato per fare ciò che nessun gli può dar poi sempre solo l'alba nuova aspetta. Tre facciate alte fino al cielo e un terrapieno su cui passa la ferrovia. Questi i confini e l'orizzonte di un cortile di un quartiere popolare, un mondo per i bambini del caseggiato. Oggi è domenica. Il quartiere e il caseggiato sono ancora immersi nel silenzio. Le finestre sono ancora chiuse, ma i bambini sono già alzati e pronti a giocare. Ma come incominciare? Basta che appaia una palla ed ecco i bambini dimenticare le raccomandazioni delle madri e lasciarsi andare ai desideri, alle aspirazioni della loro età. I bambini sono semplici, la loro psicologia è dominata da un sogno e da una realtà, la fantasia e il gioco, continuamente confusi l'una nell'altro. Le squadre si formano per incanto, per consuetudine, secondo le amicizie e le attitudini. La spontaneità, la naturalezza, l'irruenza dei bambini vincono e sopraffanno le proteste degli adulti. La solitudine è rotta, il cortile è ormai uno stadio. Il mondo degli adulti convive con il mondo dei bambini. L'affetto attrae gli uni verso gli altri. Talvolta però i più complessi sentimenti dei grandi divengono agli occhi dei bambini qualcosa come un'esperienza, una rivelazione. Così per Anna la scoperta del tenero abbraccio tra la sorella maggiore e il... All'interno 15 il pranzo della domenica si è concluso in una scenata tra i genitori prima ancora di cominciare. Andrea è l'unico che mangia, ma il silenzio che lo circonda pesa su di lui non meno, anzi di più che sul padre e la madre. Sul bimbo vivace e chiassoso grava come una mortificazione l'ira dei grandi. È vero, egli ne è escluso, ma nel loro silenzio Andrea non trova più l'affetto di cui la sua tenerezza ha bisogno. E senza sapere perché, avverte la sua presenza come un'intrusione in quella situazione adulta. Si sente colpevole e vittima insieme di ciò che non ha colpa e a stento la sua indifferenza riesce a frenare le lacrime. Il contatto con i grandi è sempre un contatto con la vita che segna, se non d'esperienza, certo di impressioni, la psicologia infantile. Un bisogno di melanconica solitudine è la reazione di Andrea al contrasto familiare di cui è stato spettatore. Uno accanto all'altro sul muretto sgranano gli occhi sui binari, sui semafori, sugli scambi, tutte cose note e familiari, ma in cui si può sempre trovare un motivo di interesse.
Basta infatti il fragoroso apparire di un treno perché la fantasia si desti ad un'immagine e l'immagine diviene idea, l'idea un gioco. I banditi, i peli rossa che assaltano un treno. La meditazione è finita, ha trovato nella fantasia di un gioco la sua vita. Nel cortile segnato dalle lunghe ombre del tramonto, intorno ad una fila di casse e di sedie, un treno sbuffante nell'immensa prateria, rivivono favolosamente le gesta dei pionieri del West. È tutto vero per i bambini. I giochi non interessano più Mario. Il cortile non è più il suo mondo. È stata come una breve e illuminante intuizione che non saprebbe ricostruire con il ragionamento. È ancora un ragazzo, ma si sente senza gioia né entusiasmo più vicino a quei giovanotti e a quelle ragazze che ballano che alle corse e ai giochi del cortile. Le luci si accendono, il buio scende nel cortile, nel mondo dei bambini. Le scale risuonano dei loro passi che si incrociano con quelli dei grandi. Le porte sui pianerottoli si aprono, i bambini tornano dalle mamme. La notte è una realtà che il bambino non conosce, la sua vita di ombre e di silenzio non ha fascino per i suoi sogni.